Antonio, ciao, buongiorno. Bene, allora io innanzitutto vi porto un saluto dal nostro sindaco, ma non serve forse. Vi porto un saluto dal nostro sindaco, che sia una delle volte che più è veramente distrutto da non poter essere qua. Facciamo sempre tanti eventi, lui come azione in due eventi importantissimi ha preso il Covid. E questa è la seconda volta. E quindi è veramente dispiaciutissimo, perché voi penso che sapete quanto lui ci tenga a voi. Questo è la prima cosa. La seconda cosa, io sono veramente contento perché alcuni di voi ci conoscevamo già, alcuni di voi ci siamo conosciuti cammin facendo, ma soprattutto io non ho mai avuto l'onore di conoscere Guido Bottino, che però, ripeto e lo dirò sempre, ogni volta che vengo con voi me ne aggiungete un pezzo, e quindi mi sembra che anch'io lo conosco da una vita, anche se purtroppo non è così. E quindi è ancora un motivo in più che sono veramente contento di essere riuscito a fare questa cosa. Ti ho dato 3 ore perché questa era già destinata da un'altra parte. Però ho dovuto, ogni tanto bisogna mentire, ho detto che io avevo una richiesta da 3 anni e mezzo vostra, e quindi assolutamente andava fatto. E quindi sono curiosissimo di vedere cosa avete fatto, sicuro che... Grazie Daniele, aspetta, qui devo così, ecco. Grazie Daniele delle belle parole, grazie Bruno dell'invito e grazie a tutti quanti voi. Io sono molto contento di questa giornata, perché aprire una sede, inaugurare una sede, individuare una sede e poterla utilizzare per chi vive la passione delle moto così come la vivete voi, vuol dire come aprire una casa dove far albergare questa famiglia, che è la famiglia del Motoclub Alba, che è una famiglia vera, nel senso che le famiglie non sono solo quelle di papà, di mamma e bambini, quella è la famiglia per eccellenza, ma poi ci sono le famiglie che si trovano perché hanno le stesse passioni, hanno gli stessi modi di affrontare le cose che ti rinfrancano di più nella tua vita, perché la vita è già complicata di per sé, ed è giusto quindi che ognuno riesca a coltivare nella propria vita le proprie passioni per vivere dei momenti come quelli che voi vivete insieme. Il fatto che Daniele abbia voluto ricordare Guido è di nuovo un simbolo che questa è davvero una famiglia, perché ci ricordiamo di tutti. Guido lo portiamo, credo, tutti quanti nel cuore ogni volta che accendiamo la moto, e anche in questo momento in cui il Motoclub Alba sta per accasarsi in una sede così bella. Ringrazio però Daniele Sobrero, ringrazio l'amministrazione comunale, lui come assessore allo sport, perché è complicato individuare degli spazi da poter utilizzare, c'è sempre tanta richiesta, ma Alba è una città che ha tante associazioni, ma la vostra è sicuramente un'associazione che merita, lo è non soltanto per l'alto numero degli iscritti, ma lo è anche perché voi fate tante iniziative in cui non vi dimenticate mai di chi è meno fortunato, cioè riuscite sempre a fare le cose che vi divertono, però facendole non solo belle, ma facendole anche giuste. E le cose giuste sono quelle che ci aiutano a pensare, anche quando stiamo bene, che ci sono altre persone che magari in questo momento hanno bisogno di non essere lasciate indietro, di non essere lasciate sole. Quindi oggi si premia tutto questo, si premia, caro Bruno, il tuo lavoro, di tutto il tuo staff, di tutti gli iscritti e tutti quanti gli associati, e io quindi vi ringrazio, perché come mi aveste invitato a casa vostra, e quindi è un invito intimo, un invito familiare che mi fa sentire uno di voi. Grazie mille. Visto che ho due personaggi così importanti, Alberto è proprio un amico e Daniele anche, procederei con una piccola, diciamo, presenza da dare prima al nostro carissimo. Grazie. E poi questo, così, con gli stemmi del Motoclub. E poi chiamerei qui con me Agliani, che è il rappresentante della Federazione Core Piemonte, che è venuto apposta da Torino per noi, e quindi anche il premio questo
Lui è un tipo che ama stare un po' in disparte, e allora io, secondo il suo desiderio, ma un applauso se lo merita. Allora, bravo. E chiederei delle forbici e gli altri smantiamo, io direi di girarci qua di fronte al nostro carissimo coso, ci mettiamo tutti qui, venite anche voi delle moto, la Franca qua, tutti i consiglieri, Fabio, qua i consiglieri, venite tutti qui, venite qua vicino che facciamo questa cosa, dai, venite. Vieni, Nizza, vieni. Bisognava ringraziarlo in modo particolare perché stava io a Pignano. E anche Marco. Allora, ditemi voi. A uno, due, tre. Voilà! Bravo. Ed ecco, venite pure dentro, autorità, entrate pure. Ingresso. Ingresso. Wow. Pensa tu che tu l'avevi vista. Non puoi dire niente, dell'artefice? Ecco, è mamma. Ecco, fatto a mamma. Viene via, te spingi il gioco. Prendiamolo lì. Ma dammene uno.